Salve a tutti, benvenuti sul mio canale e come al solito sempre un po' tutto poveraccio qua dietro, ma va bene. Oggi parleremo di una mappazza di prodotti Pixi che mi sono arrivati, che io dico, ma perché? E allora, in cosa consistono? Allora, c'è una palette di sculpting che è composta da appunto delle shades per fare contouring. E poi due illuminanti qua che evidentemente sapevano che colori metterci, cioè mettiamoci due illuminanti. Poi, no vabbè, scherzo, scherzo. Poi una palette di illuminanti, come potete vedere in diverse colorazioni per diversi skin tones, sottotones, eccetera, eccetera. Una palette very interesting di ombretti, di eyeshadow. Soprattutto, vabbè, ovviamente io opterò per questa linea qui di verdini e rosellini, boh, li userò mai, forse no. Poi, interessante, una palette di rossetti che però si possono utilizzare anche come blush, perché infatti si chiama proprio lip blush. Cioè, quindi, allora, io ovviamente amo questi qua, li amo da morire. Vediamo se questi sono, insomma, se si può fa. Allora, in tutto ciò cominciamo con la base. Vi avevo detto su Instagram che stavo utilizzando dei campioncini di questa crema colorata di Lovely, insomma, un brand made in Italy, che però non è che ho sentito mai, però fornisce la mia estetista e quindi ho detto, ma proviamo. Questo è il colore scuro. Voi dite, perché usi il colore scuro e non il colore chiaro? Perché adesso io vi farò vedere come magicamente, tipo, sembro a riacquisto un colore da essere umano, che però non fa stacco. Allora, è proprio una crema bianca, come dire, idratante, che però quando la spalmi, guarda, diventa colore, c'è tipo una magia, guarda qua, magia. Ovviamente, cioè, vedete come il colore è leggermente più scuro. Allora io faccio così e me la piazzo un po' everywhere. Allora, le sopracciglia già le ho fatte e sono molto delusa dal mio nuovo acquisto, perché la mia missione nella vita è praticamente usare tutte le brow pen in circolazione fino a che non riesco a trovare una che mi soddisfa. Allora, adesso vi sembra che io sia diventata magari un po' marrone, però vi assicuro che quando si sfiamma il tutto, vabbè, qua divento rossa. Quando si sfiamma il tutto, poi ve la potete mettere secondo me pure addosso. Vabbè. Allora, dicevo, ho preso quella di MAC, la brow pen di MAC, nella colorazione taupe, che mi intrippava perché praticamente c'ha da una parte la penna e dall'altra una specie di pucciatore, vi faccio vedere, di termini tecnici, una specie di pucciatore. Allora, eccolo qua. Allora, questo è il pucciatore, quindi è tipo una spugnetta che puccia qui, che c'è una polvere, sempre il colore taupe, e poi qui c'è la punta. Peccato che è veramente, cioè io praticamente sto usando un po' sì la polvere, però è cioè è proprio chiara, che come al solito, se magari c'hai sempre una fratta di sopracciglia e devi fare due cose, è perfetta. Però se invece come me le devi proprio andare a costruire, non ci riesco, non mi ci trovo. Ahimè, ahimè, ahimè. Allora, come potete notare, se magari tornate indietro nel video, io ho acquistato un colore umano che comunque. No, no, no. Poi adesso con tutto quello che andremo a mettere, se magari vi sembra scuro, ma non è scuro dal vivo, è perfettamente accettabile, è fighissimo perché
non mi sento più mortisia, mortisia. Allora andiamo a utilizzare proprio tutto, tutto. Cioè, io adesso sono anche un po' appiccicaticcia. Allora, magari metto giusto un po' di concealer. Dopodiché andiamo a utilizzare veramente tutto l'ambaradan alla sbarabimba di Pixi. Ma giusto per... Ecco qua. Vabbè. Allora, andiamo a usare proprio la palette di Sculpting, dove ci sono anche due colorazioni chiare che andremo a utilizzare come cipria. Come ciprietta. Allora, una, questa magari un po' più giallina, vado a prendere col pennellozzo e faccio un po' questo lavoro qua, perché questa crema è bella appiccicaticcia, ecco, e quindi magari sono più a mio agio se ci vado a mettere un po' di polvere così. Allora, sentiamo un po', la texture è molto 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 sottile e cioè si vede che è fatta per il viso, cioè veramente. Ma non avevo dubbi perché Pixi su queste cose, cioè, ci tiene, lo sai, cioè, non è una che fa le cose così. Vabbè. Prendo poi la shades più chiara e me la vado a tamponare. Come vedete, anche se questo è il colore più chiaro, comunque non è estremamente pigmentato da farmi una linea bianca. Allora, io di solito la cipria, il contorno occhi non la metto quasi mai, cioè la metto solo un po' qui. Al massimo qui, ma non la metto mai. Soft baking, baking, no, perché non fa altro che accentuare le linee e non serve. Cioè, una volta che... Però in questo caso lo andiamo a fare, vediamo come si comporta. Cioè, ma quando hai comunque un contorno occhi ormai un po' age, sottile, qualsiasi cosa tu ci metti, cioè fa un po'... Fa un po' vecchia, no? Fa così. E quindi nei nei nei. La mia risposta è no. Allora, fatto ciò, andiamo a sculptare. Io un po' che no, sculptavo, ma faccio di solito un po' di bronzing. Quindi andiamo a prendere la shade fredda e andiamo a piazzarla qui. Quindi facciamo un mix di contouring e bronzing, che tanto ci piace. Allora, questa shade è perfetta per me. In realtà non è manco poi così fredda, cioè così chiara fredda. Come potete vedere, già abbiamo fatto, no? Già il più è fatto. Poi, per chi ama il contouring del naso, io no, andiamo a fare un mini contouring. Mettiamo un po' di polvere qua. Visto che, cioè, se ci dovete uscire, andateci piano perché uscire col naso marrone non è un bel vedere. Se invece dovete stare a casa e dovete fare due foto su Instagram, potete anche esagerare e fare anche guarda questo contouring, come bello! Così, con questa enfasi. Bene, allora adesso prendo la polvere un po' più questa qua, un po' più bronzica e vado un po' a fare questo lavoro qua. Ok, perché comunque voglio sì insomma, la definizione, ma voglio anche la diffusione del colore.
Questa è proprio adatta a fare questa cosa perché è una shades leggermente aranciata, ma nemmeno tanto, quindi bella. E quindi fino adesso, come dire, più che soddisfatta di questa situazione. Vabbè, poi se volete vi allungate sul collo, se non volete no.